città e le province della Lombardia, escluse quella di Como e Varese. Per vederlo è sufficiente risintonizzare il televisore. Legnano in TV. Vuoi esserci anche tu? Legnano in TV, vuoi esserci anche tu? Sì, tutte le volte lo diciamo perché ci piace ricordare il fatto che voi siete protagonisti quanto noi delle nostre mattinate in diretta, appunto sul 292 del digitale terrestre. Allora è mercoledì e come ogni mercoledì abbiamo con noi il personal trainer Piero Proverbio. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Di bianco vestito. Sì, oggi il mio fans Luigi mi ha detto di vestirmi così. Devi andare al matrimonio dopo. No, ma consiglio il mio fashion style. Fashion style. Luigi, che saluto, e Anna. Tra l'altro anche oggi prontissimo a sfatare qualche mito. Sempre pronto con dimostrazioni chiare e non dette a caso. Se mi permettete, voglio salutare Gaia, la mia principessa, mia figlia, che è il mio amore. Certo. Ciao Gaia. La salutiamo anche noi, naturalmente. Topolina. È una peperina, topolina peperina. Ha il mio stesso bel carattere, quindi chi la sposa sarà fortunatissimo, forse. Vediamo, pensa. Dai. Pensa, vediamo. Dai. Allora, Piero, so che ci sono delle novità che volevi dirci prima di entrare in argomento. Come ho parlato un po' prima, in privato, ho già scritto su Facebook che io non lavorerò più in sala pesi per una scelta personale, mi dedicherò più all'insegnamento, tanto che a gennaio terremo un corso ad Alba presso la sede di Powerhouse sul primo corso primo livello con la partecipazione del numero uno nutrizionista in Italia, e per questo sono orgoglioso che lavoro con lui, Enrico Veronese. Quindi sarà in due weekend, una bella sede organizzata bene, veramente importante corso, mai successo la prima volta, un weekend a gennaio, un weekend a febbraio, per un primo livello. E quindi istruttore. Istruttore primo livello. Ormai il mio ruolo è di formare in tutta Italia, se mi chiamate, formazione di personale primo livello, istruttore, secondo livello, personal, master di posturologia, biomeccanica di esercizi, propriocettività, tecniche di allenamento, anche qua parliamo di vari falsi miti, e soprattutto sul posturale. Io organizzerò dei corsi di posturale, ginnastica antalgica, dove formerò altri istruttori. Ovunque mi chiamano, come mi stanno chiamando in zona, quindi mi fa piacere. E una novità che mi permette di dire che a breve usciremo con un libro, io e Sara, sui falsi miti. L'ebook si dice così, questa tecnologia moderna. Ma lei? Sara lei. Ah, scusa. Sara, scrivere. Sì, so scrivere al computer. Io lo scrivo e lo traduce in italiano. Questa è la collaborazione. Quindi a breve uscirà un ebook, si dice così, sì, sui falsi miti. Tutto un riepilogo dall'alimentazione all'allenamento ai massaggi, un po' falsi miti, senza offendere nessuno, assolutamente, ma facendo ragionare, come diceva la puntata precedente, i miei clienti, i miei topolini, se quello che viene detto è vero o non è vero. Ecco, solo questo, un po' di novità. Sì. Vogliamo, Sara, ripetere i contatti, perché certo, così se magari qualcuno vuole fare delle domande a Piero in questo momento è il momento giusto, perché sei messaggi, quello che volete voi. Telefonate in diretta se volete, 333 3248 700, sms o whatsapp 351 80 30 902. Scrivete per favore. Ecco, però per scrivere diciamo, parliamo dell'argomento, parliamo. Hai ragione, come annunciato. Parleremo di piede, il piede, falsi miti sui dolori del piede, come trattare in palestra, ripeto, io non vado mai a sconfinare in campo medico, ma in palestra un piede piatto, un piede varo, un piede valgo, e una cosa carina che mi sono permesso di trattare un po' la psicosomatica, cosa vuol dire se un piede, c'è un prurito in piede, a livello di stress, come riconoscere un callo, un durone, che cosa significa nel fossologia plantare, perché tante volte ci sono un po' di confusioni, esatto, sul estetista bravo o meno bravo, capire se c'è un assorbimento gengive dal piede, no? Dalle unghie, sono tutte cose carine ma dimostrate, provate da chi fa riflessologia, clienti miei che ricevono questa tipologia di trattamento olistico specificato, perché non sono medico, sì, specifichiamolo bene.
ma soprattutto a me dispiace che quando si va in palestra mi dicono: io ho un dolore al piede, ho un piede piatto, non posso far palestra, posso farla, non farla, metto la solita vita, sono penalizzato. Non è vero. Il ruolo dell'istruttore, sempre in collaborazione eventualmente col proprio tecnico ortopedico specializzato, è di collaborare e capire come muoversi, no? Che esercizi fare di propriocettività. C'è esercizi che spesso vengono proposti dopo l'infortunio, ma se lo facciamo prima dell'infortunio lo evitiamo, esatto. Magari limitiamo i danni. Quindi, ad esempio, un piede piatto va a alterare tutta la postura. Noi diciamo, ho mal di schiena, sarà che ho fatto un evento sbagliato, il letto, ma nessuno prende mai in considerazione questi poveri piedi. Certo. Dando la colpa alla scarpa antifortunistica, alla calza più spessa, meno spessa, che può influire un 20%, ma spesso è proprio l'appoggio del piede, la poca mobilità della caviglia, perché questo è il piede, questa è la caviglia, si sono mobili. Uno dei due è poco mobile, si chiama problemi ascendenti, cioè sono quei dolori che partono dalla caviglia, piede, caviglia, su. Ginocchio, arrivano al bacino, ok? Quindi discendente invece dall'occhio o da masticazione poco corretta o da problemi di udito, ti va ad alterare tutta la postura e quindi va a crearti mal di schena, mal di scapola. Si chiama discendente. Perché l'orecchio c'è il centro dell'equilibrio. Bravi, quindi chiaramente. Equilibrio. Il piede è importante perché in base, a me capita spesso di sentirmi dire ho problemi al crociato, problemi al ginocchio, poi vediamo un test semplice di mobilità che può fare chiunque, flessione, estensione o rotazione sensoriale all'interno del piede e la persona non riesce a muovere il piede, non riesce a muovere la caviglia, muove anche il ginocchio, sì. Muove anche tra un po' la schiena, quindi vuol dire che è bloccato sia il piede che la caviglia. Allora invece di fare 3000 test così, una cosa semplice ti permette di capire che il mal di schiena è dovuto o l'appoggio sbagliato del piede o la caviglia un po' bloccata. Quindi anche la sciatica, ad esempio. Bravissima, certo, la sciatica, se il piede, come dico, ascendente, dalla caviglia a salire, piede, caviglia, ginocchio fa un po' male, poi prende un po' il gluteo, tutta la fascia laterale della gamba, arriva a lombare che è sciatica. Quindi va capito bene. Ad esempio, un piede varo ti porterà problemi sull'interno coscia, perché l'appoggio esterno, ma anche su tutta la fascia laterale infiammata. Io ho dei corridori che mi dicono: Piero, mi fa sempre male tutta la parte esterna della gamba, come mai? Ho cambiato scarpa, 200 di scarpa, calza termica, gel idrotermonucleare, tutto quello che volete, sì. Poi vedi il piede che la scarpa è consumata sulla parte esterna, fare un po' di esercizi propriocettivi su un cuscinetto, come ho insegnato ai miei ragazzi, al Denkery Club, che sanno lavorare bene, bravo, hai provato anche te. Vorrei dire una cosa, che non ci sono più in sala pesi, ma troverete al posto mio dei ragazzi formati a me, del Kiri Club, quindi la mia assenza non verrà a mancare, perché sono tutti preparatissimi. E loro sono fortissimi su questo fattore della propriocettività, che va fatta prima del danno, non dopo il danno. Però, ecco, si può fare qualcosa anche quando ormai diciamo, certo. la situazione è compromessa. Lo dico perché proprio soffrendo di sciatica in maniera, insomma, anche abbastanza pesante. Un dolorino così, ok, bravo. In effetti, al di là proprio dei salvataggi della sedia paralizzata 24 ore, aiuto, e Piero cioè, è arrivato e mi ha proprio sbloccato, ho iniziato a camminare dopo 30 secondi, dopo 24 ore di blocco totale, cioè neanche in bagno ero riuscita ad andare per un dolore lancinante. Proprio intervenendo sulla pianta del piede, quindi con l'aspetto di riflessologia plantare. La pianta del piede rappresenta tutto il corpo, il tendine d'Achille rappresenta la sciatica. Tante volte il metodo più rapido non è il massaggio classico, che magari è troppo invasivo, ma andiamo a trattare il piede per alleviare un po' il dolore. È logico che il piede, come risultati sul muscolo, sull'infiammazione, richiede un po' più di tempo rispetto al classico massaggio, ma è meno invasivo. Ecco, ma perché pazienza. Secondo te questo succede? Cioè, al di là del fatto magari di una naturale propensione o di una postura magari già sbagliata, non dico dalla nascita, ma insomma dai primi anni di vita, lo stress ad esempio può influire? Certo, lo stress influisce perché in due situazioni o vai a chiudere spalle, a chiuderti, oppure il piede, senza rendersene conto, da questa posizione comincia a chiudere perché ti innervosisce, no? Ricordiamoci che le dita del piede, faccio la mano per esempio adesso, certo. Le dita della mano del piede rappresentano l'articolazione delle spalle e della cervicale. Se io chiudo avanti così le spalle, chiuderò anche le dita. Certo. E quindi altero tutta la postura, la circolazione diminuisce, ok, una circolazione che va a diminuire e si va ad avere un appoggio sbagliato, ricordandoci che nel piede il 60% l'appoggio deve essere sul tallone, il 10% sul medio mediale del piede e il 30% sull'avampiede. Questo è l'appoggio.
andando ad alterare l'appoggio sull'avampiede abbiamo tutto un appoggio sbagliato. Guarda caso il tallone rappresenta la zona lombare. Quindi anche come camminiamo, cioè se noi ad esempio tutto il nostro peso lo scarichiamo solo sul tallone, è come caricare sulla schiena. Ecco. Detto, dimmi come cammini, tiro a chi sei, scherzo, una battuta. No, però è vero a quanto pare. Se invece lo scarichi sulla pianta o sull'avampiede, cosa cambia? Cambia che se io vado sull'avampiede scarico tutto sulle spalle, come se facessi questo lavoro, porti davanti alle spalle. Certo, no, bisogna avere un appoggio. Bravissima. Infatti quando io dico alle persone che massaggio sul piede, gli dico provi a scendere a camminare, mi dice sento il piede più stabile, certo, quasi come se camminassi su una superficie diversa da quella solita, perché vedi proprio il piede che si rilassa. Ricordiamoci sempre che la cervicale rappresenta l'alluce del piede, quindi c'è molta correlazione tra l'alluce e la cervicale. Le due dita qua rappresentano gli occhi, le ultime due rappresentano le spalle. Quindi diciamo che camminare a piedi nudi o comunque magari con la calza è l'ideale. E sulla sabbia ancora meglio. Sì, perché è lavoro proprio percettivo. Il problema della sabbia, sai cosa succede? Che se la tua caviglia è bloccata e il piede si appoggia, vai a sentire in alcuni casi, non sempre, un aumento del dolore. Ma tante volte il dolore non è negativo, ti fa percepire che o stai migliorando la tua postura, e quindi migliorando la postura ti cambia tutto quanto, e la prima cosa da fare è ogni cambiamento porta un dolore nella vita, nel corpo. Scusa Sara, c'è una domanda per Piero. Buongiorno a voi Piero, vorrei chiedere al vostro ospite se c'è correlazione tra cifosi e alluce valgo. Esatto, l'alluce valgo è praticamente rappresentamento la cervicale. Se va a curvarsi, la parte intorno rappresenta anche tutta la parte dorsale, sotto l'alluce, questo famoso piede, scusatemi. Sì. Tutta questa parte qui si va a alterare, ti va a alterare anche la zona dorsale. Infatti c'è proprio una stretta correlazione tra cifosi, un aumento della curvatura dorsale, e l'angolazione più verso l'interno della luce valgo. Allora, la cifosi è la curvatura, è un aumento della curvatura della zona dorsale, quindi diciamo il famoso gobbetto, il gobbetto della tragamma. Quindi portiamo le spalle ad anteriorizzare, aumenta il trapezio e aumenta un po' la curvatura dorsale. Non è a caso che 9 su 10 c'è questa correlazione che è stata dimostrata proprio scientificamente. Poi in molti casi noi trattiamo la dorsale, viene trattata un po' più la dorsale e poi viene trattata la luce valgo. Ma ad esempio chi ha i muscoli molto sviluppati, quindi chi fa bodybuilding, normalmente ha una postura da scimpanzé, ecco, certo, questo perché volevo dire, hai tolto le parole di bocca, perché fa figo andare in giro con la maglietta V col petto, ma se non apri quelle spalle da scimpanzé, ecco, sarai un gobbo di Notre Dame. Molti mi dicono io ho il dorso spesso. No, tu sei gobbo, non c'entra niente, è come dire che ho un taglio di capelli particolare, ne ho pochi. Questa è la realtà della vita, bisogna essere onesti. Dico sempre a tutti, apriamo le spalle, cioè andiamo a lavorare sulle spalle posteriori, avendo un'apertura maggiore lavoriamo maggiormente anche sulla pettorale, piccolo pettorale, grande pettorale, e non sicuramente, perché non esiste il petto alto, piantiamolo, petto alto, petto basso, non esiste questa, cioè, anatomia è uno solo, il è uno, pettorale, cioè, il petto piccolo, è anche l'addominale, vero? Retto addominale è unico, poi cioè ci sono gli obliqui, ma alto e basso non esiste. Io l'addominale, anch'io l'addominale, perché non frequenti troppo la palestra, non frequento la palestra, è mangiare bene soprattutto. Ecco, passiamo un'altra domanda che è meglio per te, scusami. No, scherzo, un telespettatore che ci scrive, non si firma purtroppo, firmatevi quando scrivete le domande. Buongiorno, ho una domanda sulla luce valgo, ancora una volta. Fasciandolo può migliorare? Ma allora, bella domanda. Molti vendono questi tipo di bende elastiche che ti raddrizzano un po' la luce. Esatto, tipo il dottor Scholz. Ma una roba del genere, ecco. Okay. Però ti aiutano a combattere un po' il dolore, ma è come il discorso della famosa pancera o elastici per tenere la schiena dritta. Vado in giro con la schiena dritta, ma disabito il muscolo poi a lavorare, quindi mi richiudo di più. E la luce valgo uguale, io lo porto con una benda, un elastico dritto, un po' di più, è un bel sollievo. Ma se non faccio lavoro sulla fascia plantare anche per la luce valgo, non serve a niente, è un palliativo. Scusa, tu stai parlando di quelli di notte, perché alcuni ci sono solo notturni. Ci sono notturni e diurni, esatto. Oppure molti ti dicono di mettere quella sorta di cuscinetti tra un dito e l'altro, che quello viene trattato per la sciatica. Servono a molto. Non serve molto, perché sì, è come se tu dici stai dritto, vado a dormire con la pancera, certo che dormo dritto. Certo. Quando mi alzo la mattina la tolgo e mi richiudo. Come prima. È disabituare, è un po' come in alcuni casi, non in tutti, specifico, i famosi plantari. Va bene,
è compito dell'ortopedico, non è compito mio di trattare questa cosa o di chi è specializzato, ma lavoriamo un po' sulla fascia plantare, abituiamo la nostra fascia plantare, che è un muscolo, a lavorare. Poi se non riusciamo, non abbiamo benefici, il plantare può aiutare, ma non si può vivere né con raddrizzaluce e né con fasce elastiche. Quindi, o panciere per tendenzialmente la, per la luce valgo, l'unica soluzione, invece la soluzione è cercare di lavorare sulla fascia plantare, trattarlo un po'. Poi se la persona non riesce più a mettere le scarpe, impazzisce dal dolore, distrutta le scarpe aperte, la soluzione è l'operazione, anche se io ho riscontrato gente operata 3 volte la luce valgo. Quindi non sempre l'operazione è la soluzione migliore, non sempre, attenzione, non vuoi andare contro i dottori. Perché io la luce valgo a tutti e due i piedi. Possiamo darti una martellata, e mettiamo ecco, una martellata. No, scherzo, scherzo, poi è importante. Quella però devi tagliare in testa, in perché testa. Sai, per il trigger point, la brava, cosa brava, si riflette. Sì, soprattutto sulla donna, vedi, questa teoria mi piace. La cattiveria proprio. No, non c'è un'altra domanda, sì, un altro genere di... Sì? Di argomento, cioè sempre un problema, sì, del piede. Ho da tempo un callo durone all'alluce destro e nonostante i ripetuti trattamenti della pedicure non regredisce. Allora, la domanda della telespettatrice, sì, è questa: è colpa di chi lo tratta magari in modo sbagliato o può esserci semplicemente, allora, un'altra causa? Bella domanda anche questa. Capita spesso che nella riflessologia i duroni calli sono in una determinata zona del piede, sono un malfunzionamento dell'organo che interessa il piede. Nella luce vago è la cervicale. La cervicale è una rigidità del collo, poca mobilità, sì, nella flessione, nella torsione e magari nella presenza di qualche ernia. Bravissima. Essere, e quindi questi duroni o calli che si formano vuol dire che c'è una sofferenza cervicale. Non è colpa dell'estetista se lo faccio e dopo 2 settimane mi capitava una signora, sì, che si aveva sul mignolo del piede così ed era la spalla, zona spalla. Lei infatti ha un mal di spalla pazzesca, sì, lei faceva il callo e mi diceva io lo faccio, dopo 2 settimane mi torna, cambio estetista. No, non è cambiare estetista, è una sofferenza, sembrava un'assurdità, dopo un tot di massaggi il callo si è ridotto notevolmente. Quindi c'è spesso questa correlazione. Se vogliamo metterla tutta in psicosomatica, non è compito mio, attenzione, è una cosa carina, i dolori cervicali sono un peso sul collo, una svalutazione personale, tipo un marito, una moglie da uccidere, la moglie, dai, no, scherzo, no, scherzo, no. Sicuramente è una piccola sofferenza, però i calli, i duroni rappresentano spesso un malfunzionamento, in questo caso, della struttura osteoarticolare, cioè la cervicale entra tutta la struttura osteoarticolare, quindi, sì, nel piede, l'alluce, tutta la fascia laterale del piede interna rappresenta la colonna vertebrale, il malleolo interno rappresenta il bacino. Tra l'altro, nella cervicale c'è l'atlante, se non sbaglio. Vista qua dietro dall'atlante. Che... Ma sapete perché si chiama Atlante? Perché? Perché deriva da un mito greco, cioè il fatto che Atlante era colui che reggeva sul collo il pianeta Terra, cioè proprio il mondo, un uomo. Sì, 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 sì. E quindi si chiama così la vertebra, giusto? Sì, la vertebra. Sì, sì, perché aveva che è questa... trattata proprio per le cervicalgie, veramente. Quindi è proprio quella principale, insomma. Che... Ha detto una sola, ma come sempre, del resto. Perché donna, saggezza donna. Lei che sono onesta, che okay. No, io sono curiosa, mi piace sapere perché una cosa allora, si chiama giusto, in un modo giusto. Poi dopo non so applicare, ma è diverso. No, volevo farti un'altra domanda invece. Allora, quindi una persona che ha la luce valgo e ha un ripetuto, chiamiamolo mal di schiena, anche mal di schiena, se sì, forse può sono influire delle tensioni, certo, perché sulla spalla cervicale è correlata al lombare. Quando abbiamo una mal di schiena, lombalgia, chiama zona lombare, e c'è sempre correlato cervicale correlato con lombare, lombare sarà correlato col polpaccio, un polpaccio pesante, dolente. Quindi capita spesso, dice, ha mal di schiena, domanda come va i polpacci, ce li ho pesanti, è sempre correlato, le cervicali uguale. E certo, quindi... quindi anche nel piede una cavolata, se io ho questi duroni 9 su 10 chiedi alla persona e dici che dolore hai, la schiena ti fa male, sì, mi fa male la schiena. E a livello di psicosomatica carina, anche la cervicale, il dolore rappresenta la paura di avanzare, uno stress, una svalutazione che non, sì, ti permette di muoverti. Sono cose carine che non è compito, no, del è massaggiatore, però è carina scheda, come cosa. Sì, eh? Sì. Sì. Cioè, quindi io ad esempio ho i piedi gonfi spessissimo e stavo leggendo piedi che... Piedi gonfi vuol dire...
Bravissima, il fatto allora, anche sulla sentirsi bloccati sul piano fisico e anche limitati. Sì, tante volte se tu ci pensi dici sono stressato. Quando ti stressi cosa fai? Ti gonfi, no? L'effetto un po' pesce palla, no? Mi vedete, e quando è lo stress a prendere una decisione o a sentirti bloccato, sì. prurito a muoverti o non muoverti. Sono tante cose, poi queste cose sono crema, vanno dette con moderazione alla persona, perché se non va a dirgli tu hai pure a muoverti, cosa dice questo qua, cosa vuole? Io sono qua per un mal di schiena, certo. Mi dice... Invece, scusami, un'altra certo. Domanda generica. Allora, i problemi ai piedi, in generale, quale sarebbe la scarpa migliore da indossare? Allora, dovremmo dire una scarpa per ogni problema, allora, ti dico la verità, a Lucevalgo fanno una guerra sulla scarpa col tacco, no? Certo. Con la capunta. Non è mai stato dimostrato che una scarpa, appunto, se riesci a indossarla, se riesci a indossarla ti peggiore. Quello è la Lucevalgo e quello rimane. Anche questo ragazzi di 15 anni. Fa solo male, diciamo, la scarpa, a volte. A scarpe sì, a volte, ma non può peggiorare la situazione. Cioè, okay. Non è che una scarpa col tacco e con la punta stretta ti aumenta la Lucevalgo. Ormai ce l'hai, te lo tieni. Ti può creare un dolore, ma se è talmente grave non riesci neanche a metterla. Non te la metteresti, ok. Onestamente. Quindi, corridori, scarpa da ginnastica, pronatore, supinatore è un discorso, cioè supinatore si appoggia il piede più verso l'esterno o pronatore più verso l'interno. Per chi corre, fa delle gare, può centrare. Però ricordiamoci sempre che un appoggio poco corretto del piede è sempre correlato alla caviglia che è poco mobile. Quindi prima di fare 3.000 esami, plantari, fasce, sparacchiodi, tutto, fare un test che può fare chiunque, perché non sto toccando la persona, non faccio manovre, sì. E questo vuole flessione, estensione, rotazione da una parte all'altra, lo chiamo sì. Spazzaneve, che carino, okay, per vedere se la persona muovendo il piede non riesce a muovere, muove il ginocchio, vuol dire che è bloccata la caviglia. Perfetto. Ricominciamo a sbloccare la caviglia e poi la scarpa ci pensiamo. Quindi prima diciamo una sorta di riscaldamento, scioglimento dei piedi tutti i giorni possibilmente. Bravissimo. Due minuti al giorno. Fate conto che sempre una caviglia bloccata, un piede bloccato vi porterà a una pesantezza al polpaccio, un dolore al polpaccio. Aperto questo parente, tutti i miei corridori che seguo, Piero, polpaccio, crack, dolore, tibiale, ginocchio collaterale, perché hanno la caviglia bloccata. Perché? E quindi queste scarpe fantastiche a 300 euro potete spendere di meno e magari curarvi da soli a casa o fare un massaggio più con me. Certo. Quello naturalmente potrebbe essere un'ottima idea. Ma ascolta una cosa, la pesantezza della scarpa, nel senso proprio il peso specifico, no? Perché allora tu prima parlavi di scarpe antinfortunistiche, certo. Ad esempio, che chiaramente avendo delle protezioni all'interno, quindi anche metalliche, anche se molte migliorano, non te lo proteggono, sai, molte scarpe antinfortunistiche migliorano, non te lo proteggono. Sì, anche perché magari non si riesce, esatto. Sì, sfigavone. Oppure al contrario, scarpe leggerissime, a me vengono in mente quelle che hanno proprio anche la sagoma delle dita, che sono quelle che metti una seconda pelle. Queste sono ottime scarpe perché comunque rispecchiano il più possibile l'appoggio plantare senza... Quindi quelle possono essere... Quelle vanno benissimo, però anche in quelle scarpe lì ci sono diverse tipologie, ok? E quando metti una scarpa che ti altera la tua postura, all'inizio dici... E l'ho messa, mi fa male, è pazzesco, ma è normale, è logico che se io cambiando scarpa ho dolore della mattina alla sera, devo prendere 4 antinfiammatori al giorno, non è normale. Ma se ti senti una percezione, un appoggio diverso, un po' più avanti, un po' più indietro, e sono dei test carini a fare, certo. Senza mai toccare la persona, cioè sei più disposto ad andare più avanti col busto o andare indietro, e quindi rispecchia il piede. Quindi io che svengo in avanti? Hai tutto l'appoggio certo. Sull'avampiede e svengo in avanti. A tutte e due piedi, vedi che comunque... Ci sono sempre delle correlazioni, senza andare a essere invasivi, senza, ripeto, andare in altri campi. Tutto torna. Io voglio bene a tutti in un suo lavoro, quindi... Quindi diciamo che anche la suola da questo punto di vista fa la differenza. Allora, in queste scarpine che dicevo prima, che ho visto solo su piedi comunque di persone che fanno footing. Ma sai, molti li usano anche andare in giro, per perché assurdo. A me interesserebbe capire, visto che io ho freddo i piedi. Quelli però sì, hanno in casa, sì, no, magari... questi tengono caldo anche nella parte scherzi, tengono caldo. Cosa sono, di Gore-Tex? Sì, è una gomma particolare, okay. Che è resistente all'acqua, tutto. Uh-huh. Costano 1 miliardo? No, vanno da, mediamente, se non volete una cravatta, gli 80-100 euro, però se tu prendi una scarpa tecnica spendi 200 euro.
Negli altri paesi li usano tranquillamente in tutti i posti. Sì, è molto nordica, molto questa nordica. Abitudine. Infatti noi copiamo dagli altri paesi solo le cose sbagliate, ma siamo così. Abbiamo più cancerbero in Europa, noi forse al mondo italiani, ma copiamo gli altri. Va bene. Invece così? Le sole piatte piatte, tanto piatte, per piatte, capirci, Paul Star. Allora, la ballerina. La ballerina va tolta al mercato per questo male. La donna con la ballerina è un'offesa alla donna. La donna. A parte la donna, scherzo. Ma tutti i piedi piatti comunque, e le scarpe come Supergirl e Star che sono piatte, vanno a crearti dei danni, perché non ha nessuna ammortizzazione. A piedi nudo è un conto diverso, percepisci come ti appoggi. Con la suola di gomma rigida aumenti, è come andare in giro con le pinne. Con le pinne, ecco. E ti spacchi la schiena. Molti miei clienti lo sanno benissimo. Quindi peggio del tacco sostanzialmente. Guarda, per assurdo è meglio il tacco. Un tacco da 3 cm è l'ideale per, quindi, rispetto alla, dicono, scarpa piatta. Per avere una buona postura in generale bisogna avere un minimo di, certo, rialzo, perché comunque terra, bravo, è giusto, sì. Non 12 cm, perché qualcuno diceva uso il tacco normale 12 cm, non è proprio esatto. Tacco normale 12 cm. È un po' esagerato. qualche persona, molte donne si trovano per assurdo bene col tacco alto. Ma è un tacco a squillo, attenzione, non è... Ognuno ha i suoi hobby, a camminare con però, il tacco 12, perché io molti lo vedo... Sai che mi dicevano, però con la scarpa bassa dura il pazzeschi, col tacco adesso 8-10 cm, quello, sì, che è, mi trovo bene. L'importante, poi ognuno di noi ha la sua postura, trova l'equilibrio. Però la scarpa bassa, perché ha un piede piatto... Per esempio, quindi il plateau che è quel piccolo rialzo vicino al tacco già cambia. Già cambia, fa dei danni, bravissimo. Ecco, io il plateau lo vedo, cioè nel senso, preferisco o il classico tacco, nel senso che in mezzo, se tu al tacco metti un altro rialzo e hai il medio piede bloccato, fai dei danni peggio. Pazzesco. Plateau per bocciato. Quello, non a tutti, giustamente se un appoggio poco corretto, il piede piatto, quindi il piede aperto così, che va in giro come con le pinne e carichi tutto sulla lombare. Hai tutta la curvatura della lombare che la perdi, diventa tutta rigida, una di schiena pazzesca. Se hai il piede cavo, che invece è il piede così, che non appoggi bene, come il mio, il piatto potrebbe aiutarti perché ti sorregge un po' di più. Ecco, bisogna vedere caso per caso. Sicuramente la cosa che mi permetto di dire su un piede piatto, la scarpa che dicevamo prima, senza dire marche, che sì, così, vabbè, con la suola, sì, comunque, sì, giustamente, almeno facciamo capire non un po' meglio, non so mai se mi uccidono, chiaro, per la pubblicità, non vorrei essere ucciso fuori, ma l'ho detto io, non ti preoccupare, è la mia società del libro, non uccidetelo, se me lo uccidete non scriviamo nessun libro, esatto. Ho aspettato per l'uscita, grazie, se è così, scherzo, sicuramente fai dei danni, ma non solo alla schiena, a tutta la parte esterna della gamba, quindi comincia il collaterale rotto, ho la banderetta rotta, mi devo amputare una gamba. No, ragazzi, è soltanto l'appoggio sbagliato del piede. Okay. Io ho preso un po' di scarpe una volta piatte, dopo 50 metri sembrava che mi stessero sparando nella zona lombare. Quindi, ecco. Sì, perché anche io l'appoggio un po' così, a paperetta. Ecco, quindi mi raccomando, non stiamo troppo dietro alle mode, cerchiamo di stare dietro di più al nostro corpo. A volervi bene, 5 minuti al giorno a casa vostra, vi fa del bene, una pallina da tennis sotto il piede, avanti e dietro, rilassa tutta la fascia del piede. Anche il mattarello. Il mattarello. Oltre perché a picchiare il marito, usate anche il mattarello. No, esatto. Dai. E io ho provato quello quando... A picchiare il marito. Sì, me l'avevi detto tu. No, il marito non ce l'ho. Il marito no, quello che volete compagno. E le scarpe col tacco, Sara, dobbiamo fare una campagna di sensibilizzazione per far mettere a Sara scarpe col tacco. No, bravissimo. Dato che tu hai detto che non fa male. Oh, va bene. Io avrei le ballerine perché non no, si ballerine io la tua estetica, ma perché fanno male comunque? Perché fanno male a caviglia, brava. Una zampino di maiale, no, quello, allora direi di no. Perdi la femminilità una donna con la ballerina, questa è un'idea così. Per chi ce l'ha? Sono le ragazze di 14-15 anni filiformi. Esatto. Filiforma, vedete, vuoi mettere le scarpe che mi fa star bene. Ci fermiamo un attimino, mandiamo un po' di musica così, magari diamo l'opportunità di mandare altre domande. Esatto, ricordiamo magari ancora come fare per mettervi in contatto. Ricordiamo ancora i numeri per la diretta: 333-3248-700, sms o whatsapp come avete fatto fino ad ora, 351-80-30-902. A questo punto ricorderei anche l'email redazione@legnanointv.it. Chiamatemi pure, non abbiate paura. Topolini, non siate timidi. Chiamatemi. Vediamo cosa ci ha preparato la regia, vai Franco.